Si parla in questi ultimi giorni di un eventuale ripescaggio della seconda classificata. Allora, a che punto è la questione? Se è vera o non è vera? Fino a che punto ci si può fidare di questa voce o no? No, che è una voce fondata, questo è vero, perché ne stanno parlando da diverso tempo in Lega, però non è una cosa ancora definitiva. Ci sarà appresto una riunione tra tutte le società di A1, le quali, se decideranno che è meglio ed è più opportuno poter fare il campionato di A1 a 14 squadre, è chiaro che a questo punto verrebbe ripescata la seconda piazzata in questo campionato. Però di ufficiale ancora non c'è niente. Sicuramente è una cosa che alla fine si verrà fatta, però non so se da quest'anno o dal prossimo anno. Ecco, quali sono secondo te gli scopi che hanno portato la Lega a una pensata del genere, cioè allargare il campionato a 14 squadre? Perché? Per rendere il campionato più competitivo e per dare la possibilità a qualche squadra che secondo loro sono in grado di poter fare un campionato di uno, di dargli la possibilità di farlo con un anno di anticipo. Perché c'è chi dice anche per salvare qualche squadra che sta zoppicando. Questo è quello che dicono i giornali specializzati, perché effettivamente forse retrocederà o Priolo o Vicenza, quindi che sono, diciamo, il goda del basket femminile, per cui per salvare questa vogliono allargare a 14 squadre il campionato per dare l'opportunità di poter salvare una di queste squadre blasonate. E se una Marco arriva seconda, quindi ci si fica subito nel piatto ricco? Sì, andiamo in A1, troviamo le straniere e facciamo il campionato di A1. E si impara l'inglese anche, quindi? Sicuramente, questo lo dovrà imparare Gattini.